Bentornato o benvenuto nell'Officina della Felicità. In questo video ti faccio vedere quello che mangio in una giornata durante il mio periodo annuale di depurazione. Il periodo annuale di depurazione segue diverse fasi. C'è una fase iniziale che è un po' più rigida, nella quale addirittura per qualche giorno non utilizzo neanche l'olio, mentre in questa fase lo utilizzo, ne utilizzo poco, quindi vedrai quello che mangio in questo periodo. È un video molto spontaneo, ho scelto una giornata a caso, quindi non è stato, diciamo, preparato prima, proprio perché voglio che sia il più autentico possibile. E poi cosa ti posso dire? Che a brevissimo parte un mini corso gratuito di depurazione e ti invito ad iscriverti dal link che ti lascio qui sotto nella descrizione. Possiamo iniziare e ti porto con me in questa giornata. Per colazione preparo del porridge con dei fiocchi d'avena, questi sono tritati, quindi sono più veloci. Aggiungo anche del latte vegetale, senza zuccheri e senza oli aggiunti, e poi aggiungo anche delle fragole. Allora, io le fragole le taglio così a pezzettini, neanche troppo piccoli, e molti mi chiedono perché le cuocio. Allora, prima di tutto perché mi piacciono così nel porridge, e poi perché siccome il tempo è ancora freddo nel momento in cui sto registrando questo video, o meglio era caldo abbastanza ed è tornato freddo, preferisco non consumare frutta cruda perché va a raffreddare molto il corpo. E poi perché personalmente, ecco, io per la mia condizione sia fisica in generale molto yin, quindi tendo ad evitare lo yin, quindi il crudo, la frutta cruda. Niente, lasciamo cuocere. Nel frattempo ho messo anche sul fuoco la teiera, il bollitore per l'acqua del tè. Ecco, io adoro veramente vedere il bollitore che inizia poi a fischiare, e è una cosa, non so, che mi piace tantissimo, quindi uso ancora questo, non ho il bollitore, cioè ho il bollitore elettrico ma non lo uso, e nel frattempo ho messo a cuocere il porridge coperto, così cuoce più velocemente ed è anche più sostenibile perché si risparmia energia. Sta iniziando a bollire, quindi piano piano lo mescolo, lo faccio cuocere piano per evitare che si attacchi, quindi non bisogna avere fretta perché altrimenti si attacca alla pentola e si brucia. E questa avena è già tritata, quindi non ci impiega molto a cuocere, poi dipende anche dalla consistenza che si preferisce, a me piace abbastanza cremoso. Se invece piace più liquido si può cuocere meno. Allora, il mio tè verde è pronto, è tè verde sencha. Io non consumo stimolanti, maggior ragione durante il periodo di depurazione non consumo neanche tè nero, che consumo saltuariamente. Certo, il tè verde ha un po' di teina, quindi mi aiuta a svegliarmi. Il mio porridge cremoso, come piace a me, è pronto. Aggiungo 2 cucchiaini di semi di lino e in questo caso non aggiungo malto perché le fragole già lo rendono abbastanza dolce. Non aggiungo creme di frutta secca perché sostanzialmente nel periodo di depurazione evito anche queste creme, giusto per alleggerire la dieta. Quindi ecco qui il mio porridge e il tè verde. Come spuntino, quando ho un po' di fame, consumo del succo di mela caldo, quindi prendo del succo di mela e lo faccio scaldare sul fuoco.
poiché nel periodo di depurazione evito di consumare frutta secca e magari gallette, eccetera, e quindi opto per un semplice succo di mela caldo, che aiuta anche molto quando si ha voglia di dolce. Ed ecco qui il mio succo di mela caldo, davvero ottimo per quando si ha fame e quando si ha voglia di dolce. È spettacolare, è davvero una coccola. Allora, per pranzo sto scaldando della polenta che avevo cotto ieri, e l'ho cotta ieri senza aggiungere olio, e oggi la sto semplicemente riscaldando in padella con un goccio di olio, senza esagerare, perché appunto è il periodo di detox. A me piace che sia buona, croccante. Ecco, ed ecco qui un pranzo semplicissimo. Ho condito questa è Catalogna, che ho semplicemente scottato in acqua bollente. La condisco con del limone e del gomasio, perché non ho utilizzato sale, e poi avevo delle lenticchie che avevo già cotto in precedenza, cotte in modo molto semplice con acqua, un francobollo di alga kombu, e alla fine cottura aggiungo sempre un po' di gomasio, scusate, di shoyu. Dopo pranzo mi piace prepararmi un caffè d'orzo. Io utilizzo questo orzo, che non è quello solubile, ma che va bene per la moka. E dopo pranzo mi piace molto consumare caffè d'orzo. Io non bevo caffè, non consumo stimolanti, a maggior ragione durante il periodo di depurazione andrebbero eliminati, e quindi mi preparo questo caffè d'orzo. Ecco qua il mio caffè d'orzo, al quale ho aggiunto un cucchiaino di malto di riso, perché non amo il sapore del caffè d'orzo senza dolcificarlo. L'orzo insieme al farro è un cereale che fa molto bene al fegato e quindi adatto per il periodo di depurazione, ma può essere consumato come in forma di caffè quando vogliamo. Come spuntino pomeridiano ho cotto delle mele semplicemente con un goccio di acqua in un pentolino, aggiungendo un cucchiaino di kudzu che avevo precedentemente sciolto in acqua fredda. Questo è un tipico spuntino o dolce per il periodo di depurazione e quando si vogliono evitare pasticci. Allora, per cena ho della vellutata, come vedete molto densa, perché dovevo finire questa zucca. È una lunga storia. Comunque ieri ho fatto questa crema di zucca semplice, senza olio, che quindi sto riscaldando adesso, e poi la condirò con questi semini che sto tostando e che sfumerò poi con lo shoyu. Nel frattempo sto saltando del riso integrale con un mix di verdure saltato con un filo di olio di sesamo. Ecco, questa è la mia vellutata, e vi consiglio di consumare verdure dolci perché aiutano a combattere la voglia di dolce, soprattutto quando siete in detox. Ecco qui il riso integrale saltato con le verdure, e poi una manciata di crauti e un'altra manciata abbondante di foglie verdi di Catalogna, come quella del mezzogiorno, e un piccolo tortino con farina di ceci che ho cotto al vapore. Per quanto riguarda le verdure non serve esagerare con le quantità, importante è variare, anche perché non perché la verdura fa bene bisogna mangiarne tonnellate, perché poi comunque può dare fastidio. Quindi piccole quantità, ma varietà di foglie verdi, verdure fermentate, carote, che sono radici che troviamo qua dentro, poi c'era anche qualche zucchina e un po' di cipolla,
e la verdura dolce, che è la zucca che ho mangiato come prima. Grazie per aver guardato questo video, se ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e non perderti il mini corso gratuito di depurazione che partirà a brevissimo, e ti lascio il link per iscriverti qui sotto nella descrizione. A presto!